Buonasera, buonasera a voi. Allora io mi auguro vivamente che questo possa essere uno di quei video che voi condividiate con amici, conoscenti e sui vari social. Perché è un momento estremamente delicato. È un po' come la quiete prima della tempesta, no? Perché sappiamo tutti cosa sta per succedere a partire dalla mezzanotte di quest'oggi. Ora, io nel titolo ho scritto che i triestini hanno una grande responsabilità, ma anche una grande opportunità. Perché questo? Perché una grande responsabilità? Perché vedete, in questo momento è un po' tutto, non dico nelle loro mani, ma molto dipende da loro, e mi spiego meglio. E tra l'altro io intendo tutti i triestini, perché se è vero che in prima linea sono i portuali, ma lo sono in virtù del fatto che hanno lo strumento che maggiormente può incidere e che maggiormente può arrecare anche danno al governo italiano. Ecco, per questo i portuali, ma in generale sono i triestini, no? Perché sono loro che hanno avviato qualche mese fa la protesta. Sono loro che anche numericamente, questo conta in democrazia, sono scesi nelle piazze, nelle strade di Trieste. Ora, perché dico responsabilità? Perché vedete, tutto quello che eventualmente loro dovessero decidere, Putzer e compagni, sarà seguito dal resto d'Italia. Cioè io non posso pensare, ad esempio, se i portuali di Trieste dovessero prendere una qualsiasi decisione o fare anche un qualsiasi accordo con il governo, che ci possa essere qualcun altro che dice: no, no, ma io vado per conto mio, io vado per la mia strada, io non sono d'accordo, e quindi, cioè, non credo proprio. E così come non credo proprio che qualcun altro possa andare a trattare che non siano appunto i portuali di Trieste. Ecco perché grande responsabilità, ma anche grande opportunità, perché se loro riusciranno a portare a casa un risultato importante, voi capite che Trieste come città, ma soprattutto gli esseri umani, i triestini come individui, come esseri umani, chiaramente non solo in Italia, perché questo avrebbe eco in tutto il mondo, vorrei dire, no? È evidente che è così, perché ormai io vedo anche che nel resto del mondo, perché addirittura se ne parla anche negli Stati Uniti si parla di questo, ma sicuramente in tutta Europa. Quindi è chiaro che tutto questo poi ricade su Trieste. È evidente, lo dico subito, che se le cose non dovessero andare, ma faccio ogni scongiuro, perché io sono sicuro che ce la faranno. Chiaramente nessuno potrebbe dire nulla a loro che hanno fatto il massimo e anche di più. E attenzione, l'avversario è un regime, perché dimentichiamoci, scordiamoci che abbiamo di fronte uno Stato che scende a patti, che fa una trattativa per agevolare, per favorire, per aiutare il popolo italiano. Ve lo potete scordare. E abbiamo già visto le scorrettezze che sono stati in grado di fare nelle ultime 48 ore. Prima proponendo a loro, in una cosa quasi quasi sottobanco: ma non preoccupatevi, a voi non facciamo pagare il tampone, così che voi possiate andare a lavorare tranquillamente senza avere un aggravio di costi. Parentesi, e chi se ne frega di tutto il resto d'Italia. E qui i triestini e i portuali hanno risposto in una maniera straordinaria. Hanno fatto capire che loro in questo momento, e lo ha chiaramente detto Putzer, che loro non sono lì solamente per loro stessi. L'ha detto chiaramente: noi in questo momento, l'ha detto quasi in difficoltà perché ha capito la responsabilità, capisce la responsabilità. Noi lo facciamo anche e soprattutto per tutto il resto d'Italia. Capite? Ha pronunciato queste parole e io vedevo che era visibilmente emozionato, teso
in questa affermazione di così grande responsabilità. E la seconda che si stava inventando oggi il governo italiano, io l'ho saputo, ve lo dico da fonti sicure, io l'ho saputo da fonti sicure che c'era questo tentativo, che ha creato anche molta polemica, no? E il discorso era questo: proporre ai portuali di Trieste di fare domani la giornata di sciopero, perché quello ormai non si poteva più fermare, però poi di non proseguire, perché voi sapete che per il momento l'idea è quella di arrivare almeno fino al 20 di ottobre, quindi di non proseguire fino al 20 ottobre, di congelare il tutto fino al 30 ottobre. Cosa vuol dire congelare? Che le cose rimangono come sono oggi, e cioè che uno può andare a lavorare senza il Green Pass, che non è ancora obbligatorio nel mondo del lavoro, e che nel frattempo ci si siede intorno a un tavolo, si fanno delle trattative, si ha tempo fino al 30 di ottobre per arrivare a un accordo. È una trappola assolutamente, perché io dico la mia, può essere sbagliata, può essere non condivisa, ma è giusto che io dica anche la mia in questa circostanza, altrimenti non avrebbe senso che io abbia messo su un canale. Io credo che in questo momento esiste una sola via, che è quella: ritirate il Green Pass, ritiro del Green Pass senza se e senza ma in tutto il mondo lavorativo, nessuno escluso. Oggi è così, poi si vedranno gli sviluppi, ma oggi deve essere questa l'idea, e da questa idea non ci si deve muovere. E io ho il sentore, per quello che poi ho sentito, ho letto, che questa è esattamente l'idea che hanno i portuali di Trieste. Voglio poi spendere anche una parola sul presidente Agostino, il presidente del porto di Trieste. Sarò molto prudente perché io non lo conosco. Io so una cosa, che almeno per quanto riguarda i dati semplicemente di carattere economico, lui ha fatto un buon lavoro. Questo bisogna riconoscerlo, perché i dati sono lì da vedere. Questo porto è incredibilmente cresciuto. Non vorrei prendere una cantonata, ma io credo che anche dal punto di vista retributivo i portuali di Trieste rispetto a tutto il resto dei portuali d'Italia siano su un livello superiore. E questo ci fa ancora di più capire la grandezza di questi uomini, no? Che avrebbero potuto anche fregarsene altamente, ma che invece hanno capito che non potevano più tirarsi indietro, che in questo momento loro rappresentavano tutta l'Italia, tutti i portuali, ma tutti i lavoratori d'Italia. E quindi è questa la ragione per la quale poi io nei confronti del presidente D'Agostino sono un po' perplesso, quando lui tira fuori stamattina, intervistato dalla 7, delle cose che mi hanno lasciato un po' stupefatto. Perché se tu hai il sentore di un qualche cosa, devi avere le prove e le denunci. Il fatto che ad esempio ci sia un terrorismo interno, che non si voglia far parlare le persone, che non ci sia unità. A me questo suona più come voler dividere un po' le persone, no? Cioè io capisco che per D'Agostino conta soprattutto il business, il profitto. Però in questo momento, caro presidente, conta anche avere un cuore un po' patriottico. E io lo so che per gente come lei, ma non solo come lei, ma anche i nostri governanti, questo sembra impossibile da capire, da accettare, che ci siano degli uomini che fanno le cose perché sono dei patrioti. E tanti hanno cercato anche di buttare fango su queste persone. Io ho sempre l'idea, ve l'ho sempre detto, io ti do la fiducia e poi ti giudico dai fatti. Quindi anche in questa circostanza io credo assolutamente nella buona fede dei portuali di Trieste. Io sono convinto che loro lo fanno perché sono dei veri patrioti, perché in questo momento hanno capito che loro devono mettersi a capo del movimento dei lavoratori in Italia, perché è questo il compito che il destino, non lo so, gli ha affidato. Questo credo che sia la situazione in questo momento, quindi dobbiamo tutti essere vicini in tutte le circostanze ai portuali di Trieste. È il mio personale messaggio, è la mia personale idea,
In questo momento non si molla niente, in questo momento nessuna trattativa, esiste una cosa sola: dal mondo del lavoro si ritira il Green Pass, anche perché o noi siamo dei fenomeni e lo abbiamo dimostrato che i nostri governanti non lo sono perché hanno distrutto questo paese in 20 anni, oppure gli altri sono tutti scemi, perché nessuno al mondo ha attuato una simile strategia. Solo questo dovrebbe convincerci che siamo assolutamente nel giusto e nella ragione. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo magari più tardi.